Federica del Laboratorio Collettivo, associazione con la quale abbiamo presentato il bando Laboratori dal Basso intitolato Voglio essere promosso. Il titolo appunto deriva da questa necessità esistente già all'interno del gruppo stesso del collettivo, quello di ricercare una promozione musicale delle proprie band. Appunto il laboratorio nella sua totalità è stato dedicato a come può una band, un gruppo musicale, cercare di promuovere il proprio progetto discografico. E pensiamo che attraverso l'incontro con esperti del settore, dall'ufficio stampa, booking, etichette e radio, si può appunto arrivare ad una maggiore consapevolezza di quello che si vuole fare del proprio progetto. Questa mattina abbiamo ospitato Luca Del Moratore di Locusta Booking, appunto un'agenzia booking di Pisa che si occupa di recuperare, di trovare le date e i concerti live per le band che hanno il proprio roster. E, ci aiutano i consigli dati da questi esperti appunto all'approccio migliore nei confronti di questo campo che spesso è molto ostico. Io sono molto soddisfatta di tutte le nozioni ricevute nei vari seminari e tutte le esperienze dei vari docenti e i loro consigli, nonché le loro lezioni, sono state utili per affrontare appunto il mercato discografico. Sono Luca Del Moratore di Locusta, un'agenzia di concerti che si occupa appunto dell'attività live rappresentando alcuni artisti per quanto riguarda tutta la loro attività live, ma anche quello che concerne tutta una serie di attività collaterali più o meno importanti della loro vita artistica. Questa mattina abbiamo fatto un'introduzione all'agenzia e parlato della politica e della linea artistica dell'agenzia stessa, toccando vari temi che hanno interessato molto i presenti, principalmente legati a rapporto fra le strutture che lavorano sulla musica e i gruppi emergenti. E abbiamo parlato di tattiche e strategie per approcciarsi a queste strutture, e abbiamo dato qualche consiglio per approcciarsi al meglio, per essere considerati correttamente, nel modo giusto. Direi che il consiglio principale è quello di muoversi, interessarsi, andare in giro per carpire e capire quello che c'è veramente, e soprattutto non legarsi troppo alla rete, che è uno strumento straordinario, però penso che il rischio che si corre attualmente è quello di considerare la rete come la realtà, mentre in realtà la rete è semplicemente una proiezione della realtà. E quindi se può essere un consiglio, quello di viaggiare, essere presenti nei posti dove succede qualcosa, e poi questo può portare qualcosa di positivo dal punto di vista professionale, o può assolutamente non portare niente, però quantomeno sarà fonte di crescita, almeno personale, per ognuno.